Con il Parma inizia una settimana molto impegnativa per il Torino. Mercoledì sarà poi a Roma con la Lazio e domenica prossima a Napoli. Sentiamo cosa ha detto Mister Ventura in conferenza stampa. Parma, credo che non ci sia una grande differenza quando gioca in casa o fuori. Parma anche adesso ha cambiato modulo domenica scorsa, non lo so se manterrà o cambierà di nuovo, però è una squadra che concede pochissimo e poi ha dei giocatori, mi spiace, ha perso Galoppa che era un buon giocatore, ma ha giocatori tipo Parolo, tipo Amaury, tipo Bibiani ad esempio, che è sottovalutato, ma è sicuramente un giocatore di assoluta categoria, di quei primi che mi vengono in mente, Valdés, non parlo poi di Zaccardo, Locarelli, Paletta, sono una squadra di assoluta Serie A che ha fatto grandi investimenti il Parma ed è una squadra che ti concede poco e poi si affida un po' alle qualità di questi giocatori, quindi squadra che ha battuto la Sampdoria, ha pareggiato con il Milan, non questo Milan ma il Milan di un mese fa che aveva ancora ambizioni, quindi squadra che è difficile da affrontare, ma del resto credo che siano tutte, ogni partita affronteremo o per un motivo o per l'altro ci saranno le stesse difficoltà, no? O difficoltà di qualità avversaria o di aggressività o di particolari momenti, ma non ci sarà una partita, qui non c'è il gubbio, ecco, mettiamola giù così. In Serie B c'era il gubbio che sapevi che bene, noi non ho detto gubbio, forse ho scelto la squadra peggiore, ma vuol dire c'erano delle squadre che tutto sommato sapevi che più o meno la portavi a casa. In Serie A non è così, quindi in Serie A se c'entri la partita hai la possibilità di farlo, ma se non la c'entri hai quasi la certezza di non farlo, quindi ogni partita va analizzata per quello che è.